Bella amici miei, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Ricky Montana. Siamo tornati signori con la nuova season su 2K My Team. Hanno tolto la gravità, signori, hanno tolto la gravità, zero gravity, è la nuova season 6. Allora, prima di andare direttamente sul gioco, voglio farvi vedere una cosina. Passiamo un attimo sul sito 2KDB, perché io voglio far vedere uno strumentino che in pochi conoscono, ovvero questa cosa qua, il Total Season XP. Praticamente ci dice precisamente quanti XP sono nel gioco. Io non so se voi lo sapevate già questa cosa, però è molto comodo, soprattutto se vi fate un account come il mio, che è totalmente gratuito. Potete andarvi a selezionare le cose che fate, per dire questa roba qui, e lui sopra ti dice a qual livello arrivi e ti dice pure quanti te ne mancano praticamente, cioè ti dà tutto il conteggio dei vari XP, quindi è molto molto comodo. E soprattutto qua già vediamo che al momento sono disponibili 107.850 XP, quindi non sono sufficienti per sbloccare Giddy, soprattutto perché a questi 107.000 dobbiamo togliergli i 15.000 dello showdown, che è questa cosa qua. Sempre se non l'avete, cioè se l'avete fatto, so 15.000 buoni. Se non l'avete fatto come me, vi attaccate al K e dovete toglierli. Quindi da qui già sappiamo che ad oggi comunque sia, anche chi ha fatto lo showdown non può sbloccare Josh Giddy. Detto questo signori, ci spostiamo sulla play. Eccoci qua, grafica raga clamorosa. Ci va subito all'occhio la limited, come vi dicevo, che mi sono corretto questa mattina. Effettivamente la carta non si sa, però gli anelli sono sempre quelli. Allora, questo video andiamo sempre come al solito a vedere il pass. Ci dà già Morant gratis all'inizio, che poi servirà per fare le missioni sull'agenda. Le varie cose qui più o meno sono sempre le stesse per tutte le season. Abbiamo a livello 7 Russell Westbrook, quindi parlerò solo dei giocatori. La palla della season a livello 10, carina. A livello 13 abbiamo Dwayne Wade Rubino. A livello 20... Devin George ametista. A livello 24 Haslem di Miami Heat diamante. A livello 28 un diamante rosa, il signor Luis Scola. E a livello 33 Shrimps, non so come si pronuncia, questo era già uscito nei Triple Threat Offline, che però io non l'ho trovato. Era un diamante rosa, credo. Questo è un opale e questo è il più alto, perché poi dopo a livello 40 c'è il mitico Josh Giddy. E questo diciamo è il pass. Per quanto riguarda le agende, cosa vi consiglio di fare per sbloccarlo quando prima? Intanto cercate di farvele tutte, che comunque sono sempre le solite cose, già ho fatto video in passato su questa roba qua. Le cose importanti secondo me all'inizio, se volete proprio grindare al massimo, è fare le giornaliere sempre, perché sono 400, 450, 500 punti a giorno. Il guerriero del weekend, che c'è solo nel weekend, cercate di farlo, perché come vedete vi dà parecchi punti, vi dà, perché tipo qua già sulla parte 3 c'è 2000 punti per vittoria più unlimited, che non sarà fattibile, però ok, perché dovete avere i primi proprietari, il proprietario originale, e la multigiocatore, tre partite, ok, quindi praticamente qua queste fatele perché scadono, cioè il consiglio che vi do io, fate sempre quelle che scadono prima come prima cosa. Come per dire, gli zero gravity, questi qui, che devi fare le solite cose, no? I punti, gli assist, i rimbalzi, le rubate e quella roba lì. Questi durano 41 giorni. Però questi già mi ero accorto che, per esempio, sono sempre i zero gravity, cioè dovete farli con la collezione nuova che è uscita. Qui però ti chiede di fare delle cose con determinati giocatori, tipo schiaccia con Gordon, Richardson a referto, Thompson a referto, eccetera, eccetera. Questo, per quanto riguarda questa collezione, dura 6 giorni, quindi questa è una di quelle sfide che dovete tenere sott'occhio e farle il prima possibile. Questo sono le spotlight zero gravity con i giocatori che si sbloccano nel pass che abbiamo visto. Queste ci avete tempo tutta la season per farle. Questo è un altro bel pacco di grade di XP da fare entro 10 giorni, 9, perché pure questi sono tanta roba. Quindi questo è un altro di quelli che dovete fare subito insieme a quest'altri. Prima vengono questi perché sono 6 giorni. Anzi, prima di tutto viene questo qui del weekend. Se riuscite a farle tutte sarebbe il top. Poi viene questo di 6 giorni e poi questo di 9. Cercate quindi questi tre almeno di farli prima possibile. Le vittorie, queste le fate man mano che giocate. Quindi a 200 partite vinte vi dà 5.000 XP. Accendo altri 5.000, quindi pure qui tanti punti. Ricompense e gettoni, questa la season scorsa non c'era all'inizio,
I gettoni praticamente sono quei giocatori che ha sbloccato appunto con i gettoni. E c'è Mutombo, che io me lo vado a prendere subito adesso con sto video, me lo faccio subito, lo scarto con voi praticamente. E queste le potete fare appunto se avete i gettoni, come vedete io ne ho 2423, perché al momento le ricompense che erano uscite non mi piacevano per niente, quindi l'ho tenuti. E quindi ci andiamo a prendere il signor Mutombo. Ricompensa stagione 6. Questi sono sempre degli obiettivi che si fanno con i giocatori che si sbloccano sul pass che abbiamo visto prima, quindi Morant, Westbrook, Wade, George, Haslem, Scola e Schwepps. E questo è lo showdown, che se avete fatto l'unlimited della season scorsa e avete fatto appunto lo showdown, che sono una fracca di partite, vi dà 15.000 XP subito e 25 gettoni. Per il resto non c'è nulla di nuovo, quindi ricordatevi di fare per primo quelli che scadono. Poi per quanto riguarda la triplice minaccia, vediamo un po', abbiamo Richard Dumas, che è quello che ti dà random quando apri la cassaforte. Non so a che livello state, a livello comunque a 1500 win hanno aggiunto Reed, io non ci arriverò mai. Dominio non hanno aggiunto niente per ora, c'è ancora Paul Millsap che ancora devo sbloccare. Tra l'altro però gli hanno messo il Dynamic Duo, perché vedo la cosa lì sulla carta, non mi pare che ce l'aveva la scorsa season, però potrei dire una cazzata. Per quanto riguarda le sfide, qui già c'è questa forse già c'era, solo carte olografiche. Perché oggi sta gravità 0 che ti dà il pacchetto deluxe, quindi questa in caso fatela, è per il pacchetto della collezione attuale. Gravità 0, queste sono le spotlight che si fanno con i giocatori che prendete sul pass, che vi danno anche i punti XP, come abbiamo visto nell'agenda, come la season scorsa praticamente, solita cosa, dove alla fine però vi fate pure la mega sfida con Josh Giddey, che vi dà il pick dei Badge Hall of Fame. Io l'avevo fatto con Ray Allen, per dire, con Yao Ming invece non l'ho fatta perché era una rottura di scatole. Questo penso che è una sfida vecchia, mi sa di sì. Poi vabbè, c'è questa di Tatum che ti dà un Badge Hall of Fame e altre cianfrusaglie, se volete potete farla. Qui non lo so, questa mi sa che addirittura non lo so, questa no, saltiamola perché forse ci sta già dall'inizio. Multigiocatore, momento clutch c'è buon James Worthy, al draft non mi ricordo chi c'è ma non mi pare che niente di che. Bradley Beal che è molto carino, questo speriamo che me lo dia tipo non a fine season come solito del triple threat. L'unlimited c'è Netoliki, non lo so come cazzo si pronuncia, giocatore degli anni passati. Limited si voterà con il sondaggio che metteranno su Twitter e basta, penso che abbiamo visto tutto tranne le ricompense, dove hanno aggiunto dei giocatori, non penso che l'hanno aggiunti qui. Allora, per quelli che mi ricordo, hanno aggiunto qui Ron Harper, che serve anche per fare delle sfide. Sui diamanti non so se ha aggiunto qualcuno, penso questo, Hoiberg. Ma soprattutto sugli opali hanno aggiunto Andy Johnson, che per quel che mi riguarda e per quel che mi serve a me, ma anche a voi se non avete già sbloccato questi due, perché allora il Dark Matter che è uscito, che è Mutombo, è un centro, quindi non c'ha senso prendere Mark Gasol. Baron Davis è una pippa attualmente, quindi io mi sblocco con voi il signor Eddie Johnson e poi lo proveremo, non so quanto sia worth, però è l'unico dei tre che mi attrae. E a questo punto mi sblocca la possibilità, eccolo qua, dei Dark Matter, che c'è già Tour Bailey, ma soprattutto c'è Dichele Mutombo che costa 1000 crediti 1000 gettoni. E ce lo riscattiamo, raga, insieme, proprio in diretta nazionale. Di Kembe Mutombo, primo reward che prendo dai token livello di Dark Matter, ma anche di Opale, come avete visto. E quindi abbiamo sbloccato il buon Mutombo. Mi sono scesi i gettoni in una maniera incredibile. Sto a 6,73, sono sempre un botto. Probabilmente me già sbloccherò pure quello lì dei Ron Harper, dei Bulls, ma giusto per fare sfide, credo, perché se no non è che ne vale la pena. E niente, per il resto abbiamo visto tutto, signori, abbiamo visto todos, quindi io vi do appuntamento a domani. Ah, sull'exchange, raga, sull'exchange ci hanno messo qualcosina, mi pare di sì, ci hanno messo, no, questo no, ci hanno messo Rondo, ma non ve lo consiglio perché già ho visto che non è niente di incredibile. Hanno messo pure a cosa, mi pare, aspetta, dov'è che stava? Klay Thompson, che però pure questo, raga, non c'ha senso perché è un 91
c'è il diamante, quello di inizio season, che era una bomba, porco dingi, ma a che senso c'ha prendere questo? Cioè, c'ha senso solo se poi ti chiedono di farci qualche sfida, però non penso. Oppure potrebbe averci senso su qualche limited, sbloccare sta gente così, ametista, diciamo. E quindi, ragazzi, per questo video diciamo che è tutto. Tanto sono sempre le solite cose. Ah, possiamo un attimo vedere i pacchetti, se volete shoppare. Ho visto che sono tutti deluxe e soprattutto mi dà l'idea, voglio una cazzata, ma ci trovi solo questi, cioè, quindi Stonks, non so poi se i tre, i mitici tre te li danno, però almeno questi qua te li puoi prendere. Allora, per questo video, ragazzi, è tutto, perché non c'è nient'altro da dire. Noi ci vediamo domani con un nuovo video dove analizzo un po' le carte della nuova collezione Zero Gravity. Questa sera, in teoria, alle 9 sono live su Twitch, quindi se volete passatemi a trovare. E niente, bella lì, alla prossima, ciao a tutti.